Buongiorno, apriamo la seduta. Passo la parola al direttore per l'appello. Grazie. Lozzi, all'avviso, ariano, biondo, candigliota, carlone, cerquoni, ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, allora, gli scrutatori del giorno sono. Allora, 16 presenti, 2 assenti giustificati, Vitrotti Valeria e Zitoli Elisa. La seduta è valida e procedo con la nomina dei scrutatori odierni. La consigliera Labiso, il consigliere Pompei e il consigliere Giuliano, grazie. Passiamo al primo punto dell'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma della consigliera Celli, avente ad oggetto regolamento per l'acquisizione e l'amministrazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale. Relatore? Prego, consigliere Pompei. Buongiorno. Acceso? Sì. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora niente, io inizierei, sì, la proposta è arrivata, l'abbiamo tutti quanti letta, ne abbiamo anche trattato in commissione e l'unico punto è che purtroppo poi la sintesi su questa proposta è quella che ha fatto il Dipartimento Patrimonio, cioè nel senso non è che quello che dice il Dipartimento Patrimonio noi l'accettiamo così senza nessuna valutazione oggettiva, però in effetti ci riesce estremamente difficile in questo caso trovare argomenti che in qualche modo contrastino il parere espresso. Io leggo perché in effetti è estremamente sintetico ed estremamente illuminante. Inizia dicendo che si rappresenta come la proposta di che tratta, cioè la proposta Celli, contenga in primis una fattispecie che non trova riscontro nella vigente normativa in materia per quanto attiene alla proposta di utilizzo dei beni confiscati quali alloggi destinati specificamente ad edilizia residenziale pubblica, ERPE, ed in secundis non evidenzi in maniera adeguata la natura residuale della finalità lucrativa rispetto alle altre possibili finalità di impiego dei beni. Si ritiene inoltre che la proposta in oggetto non espliciti in maniera esauriente alcuni aspetti amministrativi e gestionali, in particolare in riferimento alla procedura di immissione in possesso e consegna dei beni, procedura di selezione del progetto da realizzare a seguito di avviso ad evidenza pubblica per la concessione gratuita dei beni, conformità delle modalità e delle caratteristiche della concessione con i contenuti previsti dall'emanando regolamento in materia di concessione di patrimonio demaniale indisponibile di Roma Capitale, cioè questo si riferisce per la parte dei beni che comunque vengono dati per uso locativo, è chiaro che devono poi ricadono nell'alveo dei beni patrimoniali locati a terzi, quindi non possiamo tenere il discorso distante dall'altro.
È importante sottolineare, continua, nel merito che la complessità dell'acquisizione e della successiva gestione dei beni confiscati richiede la definizione di procedure puntuali e la capillare individuazione dei soggetti interessati, al fine di non incorrere in situazioni comportanti profili di inefficienza e di inefficacia del correlato procedimento, che potrebbero concretizzare, come peraltro rappresentato dall'Agenzia Nazionale per i Brevi, in caso di mancato impiego dei beni o di errata applicazione delle procedure per il suo utilizzo, la riacquisizione dei cespiti da parte dell'agenzia stessa con evidenti profili di danno erariale. Questa sintesi peraltro non è che nasce così, è frutto di una serie di commissioni a livello capitolino, dove, soltanto per citarne una, per esempio, che le posso dire, questa era la seduta del 18/11/2016, dunque spiega il dottor Voce come succede materialmente, poi rammenta: una delle difficoltà che l'ufficio dei beni confiscati si trova a dover affrontare spesso sono le occupazioni abusive, eccetera. Il dottor Voce lamenta la poca collaborazione da parte delle strutture alle quali è stata fatta richiesta di interesse del bene, in quanto non sempre rispondono celermente. Infatti ci sono ancora una quindicina di richieste inviate a diversi dipartimenti che sono rimaste senza risposta, e questo causa anche problemi con la NSBC, con la quale attualmente l'amministrazione capitolina intrattiene buoni rapporti. Poi interviene il dottor Barletta, che grosso modo dottor Barletta, direttore del Dipartimento Politiche Abitative, auspica che la destinazione del bene sia stabilita a monte, in modo che il Dipartimento che in seguito lo rifiutasse fosse obbligato a dare la dovuta spiegazione. Cioè, in effetti, questo soltanto il richiamo a queste discussioni viene fatto soltanto poi per dare non una giustificazione che non ha bisogno, ma per dare una ragione. Cioè, a monte c'è stato tutto quanto un lavoro che poi il Dipartimento Patrimonio ha sintetizzato. Allo stato delle cose, quindi, onestamente non riesce difficile non concordare con le indicazioni di massima, con le indicazioni date dal Dipartimento Patrimonio, e quindi ci riguarda non è possibile votarlo favorevolmente, quindi dobbiamo adeguarci alla valutazione negativa data dal Dipartimento Patrimonio. Penso di aver finito, poi se c'è qualche cosa eventualmente in chiusura ribatterò se c'è qualche aspetto tecnico che vuole essere meglio evidenziato. Grazie. Grazie a lei. Interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Giusto per chiarire pure ai signori consiglieri un po' di punti importanti, e quindi oltre ad aver studiato con attenzione vorrei riportare alcune note relative a questa proposta che arriva dalla consigliera Celli dal Campidoglio sul lavoro fatto in tutta la precedente consigliatura. Allora, conosciamo tutti il tema delicato dei beni confiscati alla mafia, ed oggi parliamo di circa una settantina di immobili che sono diventati di proprietà capitolina attraverso il decreto 159 del 2011, decreto antimafia. Terreni, ville, appartamenti, complessi immobiliari, capannoni, depositi, eccetera, sono stati concessi per varie finalità, dall'emergenza abitativa, 14 casi, alle politiche per le politiche sociali, 20 casi, alla protezione civile e alle politiche culturali. Visto che la gestione di questi immobili, che fino ad oggi non ha brillato per efficienza, anche per la mancanza di norme certe, questo regolamento ha lo scopo di mettere un po' di ordine. Con questo regolamento andiamo a normare tutte le fasi, dal momento della manifestazione di interesse da trasmettere all'Agenzia Nazionale, alla gestione dei beni, al monitoraggio delle funzioni e delle utilizzazioni. Sostanzialmente questo regolamento si divide in due parti molto importanti, che sono: la prima, modalità della manifestazione di interesse; la seconda, la modalità di affidamento, di gestione, di controllo del bene concesso. Andiamo a descrivere la prima parte. Il trasferimento
cioè la modalità di formazione della manifestazione di interesse, che è quell'atto che serve per dire questo bene serve. Il trasferimento dall'agenzia al comune avviene attraverso un procedimento amministrativo che prevede una decisione da parte del Campidoglio circa il proprio interesse entro tempi brevissimi, se il bene interessa quindi alla città oppure no. Quindi deve essere una manifestazione di interesse che arriva dal Campidoglio. Quindi ci troviamo di fronte a una procedura che deve essere sicuramente attenta, ma anche rapida, quasi immediata e tempestiva. Questo è il contenuto nell'articolo 4 di questo regolamento e pone la decisione direttamente tra le competenze della Giunta Capitolina, che sulla base di una relazione del Dipartimento del Patrimonio circa le potenzialità e l'utilizzo del bene immobile, e con il parere degli assessori e del Presidente del Municipio. Qua volevo arrivare, quindi il Municipio diventa protagonista, dispone con un'apposita memoria di Giunta il Municipio circa le specifiche finalità cui si intende destinare il bene. Successivamente il Sindaco comunica all'Agenzia Nazionale la manifestazione di interesse per l'acquisizione del bene, specificando le finalità da indicare nel decreto, e comunica l'eventuale rinuncia all'acquisizione del bene. Andiamo alla seconda parte del regolamento, modalità di affidamento, di gestione e di controllo del bene concesso. È l'articolo 5 che sancisce tutto questo. Una volta acquisito il bene, l'amministrazione si avvale di un apposito comitato tecnico composto da rappresentanti di alcuni uffici capitolini e del municipio territoriale, proprio per evidenziare il decentramento che serve, che deve redigere un progetto di utilizzo del bene nel rispetto delle finalità rappresentate nella memoria di giunta e stabilire quale sia l'ufficio competente, il dipartimento, il municipio al quale verrà assegnato l'immobile, assumerà il ruolo di consegnatario del bene e dovrà curare tutti gli aspetti del progetto, dalle procedure pubbliche per l'individuazione dei soggetti gestori, alla vigilanza, alla manutenzione, alla predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal concessionario, da trasmettere al Dipartimento Patrimonio, che dovrà aggiornare l'elenco dei beni. Bene, io ho sentito il consigliere che mi ha preceduto, che ha letto un passo della passata commissione che si è svolta in Campidoglio, dovrebbe leggerlo tutto il passo. Siccome io sono andato anche a vedermi stranamente la diretta streaming dell'altra, non diretta, registrata, in cui siamo stati additati quasi del reticolo, ma non troppo, perché non abbiamo partecipato alla commissione, anzi non è arrivata nessuna proposta, quasi una cosa ridicola, è troppo dirla ridicola. Ripeto le parole. Il PD ha fatto una proposta e nella stessa commissione che lei ha citato, il presidente Viviana Vivarelli prende alcuni articoli importanti di questo regolamento per farne fagotto per il futuro. Prende anche gli articoli del consigliere Corsetti, deve leggerla tutta, quello che è successo in Commissione Capitolina, per dire che è urgente approvare un regolamento. E quindi nel mio intervento dell'altra volta, delicato e puntuale, non ho richiamato nulla di incongruente rispetto al vostro lavoro. È giusto che il Presidente della Commissione legga la nostra proposta, la valuti, maggioranza, dica che si sta elaborando un altro regolamento complessivo e si faccia il meglio per questo aspetto che è importantissimo, senza darci del ridicolo perché un povero consigliere, dopo che si legge velocemente gli atti, si votano velocemente gli atti senza darne, come dire, la specifica necessità ai partiti di minoranza di riflettere e poter dare il proprio apporto, né dall'assenza che si ricava un aggettivo come ridicolo, forse troppo, assolutamente respingiamo al mittente. Il Partito Democratico lo evidenzia il fatto che stanno per arrivare a una soluzione condivisa, il PD in soccorso al Movimento 5 Stelle, lo legga caro consigliere, il PD in soccorso al Movimento 5 Stelle. Il direttore Voci, che adesso è in pensione, racconta dei 66 beni e di quello che stiamo rischiando se non tiriamo fuori un regolamento celermente.
Quindi evitiamo di fare questo odio viscerale nei confronti del PD, del PD, del PD. Il PD è fatto di uomini e donne che si relazionano con tutte le forze politiche, stanno preparando una bozza. Sono sicuro che questo regolamento meritava la vostra attenzione, ma non potevamo essere additati tali, perché di questo si tratta. Per questo, proprio per questo motivo, io ritengo, visto i 66 beni, di cui alcuni sono anche nel nostro municipio, io mi auguro che l'attenzione capitolina, dei consiglieri capitolini, si arrivi a una soluzione immediata per gestire, e, come dice la parola giusta della Presidente della Commissione, insieme stiamo lavorando a risolvere, a creare un testo inattaccabile. Oggi dobbiamo produrre un testo inattaccabile. Quindi l'atto prodotto non è che poteva essere mandato, o qualcuno ci può dire non avete avviato nessuna proposta. La proposta è questa. La proposta è quella che è arrivata. Stavamo discutendo della proposta del consigliere Ghera, quindi io sono rimasto molto sorpreso, perché dico, che c'entra la proposta Celli? Sono rimasto molto sorpreso e stupito di alcune considerazioni fatte. La bontà del regolamento, poi, che lo vediamo nello specifico, c'è ad esempio un articolo, magari se lo cita qualcuno, nuovo, vecchio, non si sa chi l'ha fatto, chi l'ha messo, perché poi gli uomini e le donne, a prescindere dal colore politico, quando si mettono a lavorare, l'articolo 8, novità assoluta, amministrazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti per finalità istituzionali, quali l'edilizia residenziale pubblica, un nodo incredibile di cui io mi auguro che l'attenzione della Commissione tutta possa riprendere, se già nell'introduzione ha posto come inaccettabile questo regolamento. Forse sarebbe stata pure bella una frase nel dire, visto che si sta lavorando e guardare con attenzione al Campidoglio sul regolamento comune, proponiamo un'altra strada. Invece, se tendenzialmente, subito, in ogni situazione, in poco tempo, dire l'atto va bocciato. No. Un'altra cosa e finisco. Concluda cortesemente. Il patrimonio ha dato parere negativo dicendo, nelle pieghe di quello che ha detto, che non è conforme al regolamento dei beni indisponibili. Ma lo sapete che non esiste questo regolamento? Non esiste. Non esiste. Quindi a che cosa si doveva... Poi ne dico un altro. La proposta sui servizi alla persona, lo stesso Dipartimento l'altro giorno vi ha dato parere negativo. In barba a questo parere avete votato sì alla stessa delibera, che è il patrimonio, giustamente lei ha detto, non è che non lo prendiamo come oro colato quello che arriva dal patrimonio, però l'altro giorno avete fatto delle eccezioni votando l'atto sulla proposta dei servizi alla persona. Lui diceva il patrimonio, litigavano, scuola, patrimonio, però uno ha dato il parere negativo, qualcuno lo dovrebbe ricordare. Proprio per questo io con molto sommessamente ritengo che quando si tratta di regolamenti, l'apporto che dà comunamente ogni mattina al PD in commissione e in tutte le sedi deve essere valutato e assolutamente mai mortificato, perché nessuno di noi si permette di dire che un consigliere o un partito è ridicolo. Non l'ho detto io, non l'ha detto nessuno in quest'aula. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, mi sembra che noi abbiamo sempre, vede Presidente, abbiamo sempre discusso le delibere che sono passate, mi sembra che quel giorno avevamo discusso anche, se non sbaglio, poi mi confermeranno magari Fratelli d'Italia se è così o no, ma avevamo discusso, mi sembra, quella di Politi. E il problema
è che poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma comunque se ne parla. Quello che abbiamo notato è che noi quel giorno abbiamo letto questo che era quella delibera e c'erano questi pareri negativi, ma il problema non sarebbe stato neanche quello, perché magari se ne parla come si lavora in tutti i tavoli. Il problema è che, vede Presidente, il PD non c'era in questo caso. E allora, mi scusi, richiamo il regolamento, l'articolo 56, grazie. Allora, cortesemente, consiglieri, grazie. Allora, le stavo dicendo, vede, se ne poteva anche parlare, magari trovare, cercare di capire se era possibile fare osservazioni o meno. Poi, magari non se ne facevano, magari non si era d'accordo, però almeno si lavorava. Quando si dice si lavora, è una parola grossa, vuol dire che bisogna esserci. In quel tavolo eravamo solo noi, e mi sembra forse, adesso non ricordo se anche Fratelli d'Italia, non vorrei sbagliarmi, però quello che dico io è questo, cioè per fare qualcosa bisogna lavorarci sopra. Io, se la proposta arriva dal PD, mi aspetto che il PD abbia almeno la decenza di presentarsi a discutere e lavorare insieme. Se no, altrimenti io prendo e faccio le mie valutazioni in base a quello che dice il Dipartimento, l'analizzo e vedo se effettivamente c'è una fattibilità. Questo per dirle, Presidente, che per fare delle filippiche in questo ambiente dove ci sono le telecamere, io non posso prendere la filippica politica come ho regolato per approvare una delibera, bisogna lavorarci sopra, se no altrimenti non serve a niente. Grazie. Grazie, altri interventi? Non ci sono altri interventi? Mi sembra di non vederli, giusto? Prego, consigliere Pompei. Per la chiusura. Io vorrei soltanto rammentare una cosa. Quelle che possono essere argomentazioni tecniche specifiche, è il caso che quando si redige l'atto vengano fatti mettendosi in contatto con gli uffici e sentendo già in limine quali sono le osservazioni degli uffici, in maniera tale di non andare poi in contrasto con, come posso dire, con normative o con impostazioni di carattere generale. Primo punto. Secondo punto, quando è stata esaminata in commissione, in effetti ci siamo, se esiste il verbale, lo vedremo, non so se è stato annotato, io ora ho riconosciuto per esempio che nel regolamento, mentre nel regolamento Politi era estremamente sintetico, estremamente scarso, il regolamento Celli era più articolato e anche in motivo dell'assenza della controparte, diciamo così, la commissione in quell'occasione non ha espresso parere. Quindi, il comportamento per quanto mi riguarda è stato estremamente lineare e corretto. E per il resto la dimostrazione che qualcosa non va, che ancora non è stato ben messo a punto un regolamento adeguato, è il solo fatto che ci stanno ancora lavorando, come ha messo giustamente in precedenza il consigliere. Per cui penso che sia inutile a questo punto se uno si risente per qualche cosa è un discorso, ma dal punto di vista dell'andamento delle cose, atteggiamenti più o meno vittimistici non credo che trovino assolutamente giustificazione. Tutto qui. Io penso di aver finito, non credo ci sia altro da dire. Ringrazio. Grazie a lei. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazioni? Nessuna dichiarazione? Prego. Prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Di nuovo per ricordare che in molte occasioni ho fatto una pagina intera, ci siamo rasserenati nel fare delle proposte. Forse una ne ricordo che è stata inserita in quando partecipiamo ai tavoli. Il resto su tutti gli atti che avete approvato non c'è stata mai la possibilità di avere veramente una risposta compiuta e un inserimento partecipato. Non lo condividevate, a volte però siete stati un po' troppo. Per tale motivo non ritengo che si possa condannare un partito che non partecipa a una commissione, perché siete 15.
noi siamo 5, e vorrei mettere una telecamera a ognuno di noi tutto il giorno per il lavoro immenso che fate voi e facciamo noi, dalla mattina alla sera. La streaming in diretta, come per chiamarla, per lo sforzo che fa il Presidente della Commissione, piuttosto che la Presidente della Commissione Commercio, nel portare gli atti e rispondere a quello che si fa. E mostrarla un po' in giro, mi piacerebbe tanto che ci vedessero un po' rispetto al lavoro che facciamo, perché sai, viene sottovalutato quello che facciamo. Da parte di tutti, non dico della maggioranza o della minoranza, da parte di tutti, l'opinione pubblica denigra l'operato dei consiglieri. Proprio per questo vorrei dire che dovremmo avere rispetto più l'un con l'altro. Io mi pregio quando vado nella commissione della consigliera, della Presidente del Commercio, perché posso imparare le cose nuove. Altrettanto vorrei fosse per tutti, perché non meritiamo a volte di essere ridicolizzati così agli occhi del mondo, tanto per dire che noi facciamo un lavoro, ogni mattina ci alziamo, veniamo qua, prendiamo un gettone di presenza meritatissimo, anzi ne spendiamo il doppio, e alla fine non possiamo, nessuno e per nessun modo deve essere additato quale ridicolo, perché non siamo ridicoli. Stiamo cercando di fare tutti insieme il bene di una comunità. Questo è un regolamento che già lo dissi dall'altra volta, lo sapevamo che era in elaborazione. Sapevamo che era in elaborazione al Campidoglio e mi auguro che si trova una soluzione corretta, giusta, perché con questo regolamento noi andiamo a gestire delle cose che altrimenti nessuno li vuole toccare. E se partiamo dal sud e arriviamo a Roma ci accorgiamo di quanto è delicato questo problema. E quindi dovevamo avere rispetto di chi ha elaborato con tanta passione un regolamento giusto, buono, sbagliato. L'ha riconosciuta la Presidente Pentastellata in Campidoglio, che il lavoro su quel regolamento deve essere fatto insieme per tradurre in articoli validi, semplici, ma la parola magica è quella autorevole, per l'interesse pubblico, l'evidenza pubblica. Tutto, fine. Io devo dire, voto questo regolamento a prescindere, ma se domani arriva il regolamento dal Campidoglio, come dovrà concluda, arrivare, sarò il primo a votarlo. Consigliere. Quindi mi auguro che la maggioranza, visto che si dovrà accingere poi comunque ad approvare dei regolamenti, cambi parere sul giudizio che deve dare sul regolamento, perché lì sono degli articoli. E poi li dirò nel momento in cui approveremo l'altro che arriverà dal Campidoglio. Non si può respingere un regolamento siffatto. Grazie. Scusi, consigliere, quindi parere? Favorevole? Ok. Prego, consigliera Cerconi. Noi abbiamo letto con molto interesse la proposta della consigliera Celli del Partito Democratico, al contrario di quanto è avvenuto per il Partito Democratico, che la scorsa volta votò contro la proposta portata da Fratelli d'Italia. In questo caso Fratelli d'Italia invece ha deciso di astenersi perché in totale, nel complesso, mancano alcuni elementi, ma siamo convinti che sia necessario un regolamento, e quindi siamo convinti che in questo caso si possano unire le forze per arrivare ad un regolamento, e quindi, al contrario di quello che ha fatto il Partito Democratico la scorsa volta, non considerando la bontà o le premesse di quel regolamento, abbiamo deciso di non votare contrari, ma di astenerci, pensando che comunque l'argomento abbia il favore di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Toti. Io speravo che a livello cittadino si arrivasse a un regolamento unitario, su un regolamento appunto così importante e fondamentale per la lotta contro il crimine. Perciò a me dispiace che ci siano state queste due mozioni, e poi ci sarà sicuramente la terza mozione 5 Stelle. Io non ho consiglieri in Consiglio Comunale, purtroppo sono orfanello rispetto a questo, però ecco, mi auguravo comunque l'indicazione comunque di riuscire a comunque normare, regolamentare
una cosa di questo, di questa importanza, di questo valore è importante, perciò non potremmo assolutamente votare contro, non, come popolari, e il voto sarà quello di astensione. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Prima di passare alla dichiarazione di voto vorrei ricordare a tutti che i verbali delle commissioni sono atti pubblici e, salvo particolari necessità di segretamento, sono disponibili a tutti i cittadini. Quindi invito tutti, prima di effettuare delle dichiarazioni, di ricordarsi come si sono svolti i fatti. Non è mio interesse fare alcun tipo di polemica, semplicemente rimane l'amaro in bocca per la mancata possibilità di un confronto che speravo costruttivo con il Partito Democratico nel momento in cui ci viene sottoposta una proposta di deliberazione che quindi richiede un impegno importante su un tema così delicato, la totale assenza del Partito Democratico. Chiudo su questo per rientrare nel merito della proposta e avrei delle considerazioni generali. Vorrei sottolineare che ci sono diverse carenze all'interno del regolamento. Per quanto riguarda il confronto, scusate, dimenticavo una cosa, ci sono state 3 commissioni almeno comunali in cui la Presidente Vivarelli e la Presidente Catini, anche in congiunta, hanno affrontato più volte l'argomento, alla presenza anche della consigliera Celli che propone questa deliberazione, durante le quali c'è stata la possibilità di audire tutti gli organi amministrativi interessati. Quindi diciamo che tutte le occasioni per un confronto costruttivo ed eventualmente una proposta condivisa ci sono state, non sono state colte, e questo non è e non può essere un problema nostro o addirittura del sindaco. Tornando nel merito della proposta, mancano delle informazioni, dicevo, sostanziali. Ad esempio, chi decide... Concluda, consigliere. Concludo velocemente. Chi decide l'utilizzo come sedi delle strutture capitoline? Manca completamente la fase della consegna del bene e la redazione di un apposito verbale. Manca la fase del controllo, della revoca e della decadenza. Non sono sufficientemente esplicitate le modalità di pubblicazione online dei beni. Sa, a noi piace la trasparenza. I municipi non hanno nessuna contezza dei beni che, anche se gestiti da altre strutture, ricadono nei loro territori, mentre dovrebbero partecipare in maniera più attiva all'attività di controllo del servizio. Noi siamo un ente di prossimità, quindi lavoriamo per i cittadini ed è necessario che i municipi vengano coinvolti al meglio in una situazione di questo tipo. Per questo motivo e per quanto espresso precedentemente, il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Grazie. Allora, dalle dichiarazioni emerse è emerso, diciamo, la maggioranza del parere contrario, quindi adesso procediamo alla votazione del parere contrario che va inserito nell'atto, ok? Allora, chi è favorevole al parere contrario posto all'interno della delibera? Perfetto. Contrari al parere contrario? 2, 3. Gli astenuti? 4. Perfetto. Un attimo d'attesa. Favorevoli al parere contrario sono 12, contrari 3, astenuti 4.
Scusate, all'interno della delibera inseriremo il parere contrario e procediamo con la votazione che contiene il parere contrario. Allora, favorevoli al parere contrario. Contrari al parere contrario. Astenuti? Ma perché stiamo rifacendo la votazione? Perché stiamo votando l'atto. Ah, ho capito, scusi. All'interno della delibera non c'era il parere. Quindi siccome le commissioni non hanno espresso parere, va fatta questo tipo di... L'abbiamo specificato. Consiglieri, per cortesia. Allora, la delibera è approvata con 12 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, mozione a firma dei consiglieri Guido, Giannone, Lazzari, Alabiso, Tosatti, Cerconi, Carlone, Candigliota, Rinaldi, Tripputi, Toti, Pompei, Giuliano, De Chiara, avente ad oggetto sviluppo culturale e turistico del municipio VII di Roma Capitale. Relatore? Prego, consigliere Roy. Consigliere Guido, magari, pensi da... grazie. Mi scuso. Prego. Allora, questa mozione è per noi molto importante, intanto perché ha avuto lunghi passaggi in commissione, ma il microfono acceso sì, ne abbiamo parlato per mesi, c'è stato un progetto di natura consiliare, è uscito un atto, anche questo è una mozione di natura consiliare, e sono molto contento perché ha visto la partecipazione, che poi si vede in firma, di 3 gruppi politici su 4 di questo municipio. Questo vuol dire che ha avuto un'ampia diffusione e anche un ampio favore. Il tema è importante, è lo sviluppo culturale e turistico del municipio VII. Allora, in commissione sia 5 che quella cultura, sia 2 che quella commercio e turismo, è stata analizzata più volte questa proposta che mira a ottenere diversi risultati. È un progetto piuttosto complesso che prevede, come specificato in mozione, almeno 4 fasi, cioè di cui nell'impegna si dice di iniziare intanto con la prima, che non presenta oneri per l'amministrazione, e poi prevedere un piano reale di fattibilità sia economica sia gestionale sia culturale per le restanti fasi, che sono la 2, la 3 e la 4. Allora, essenzialmente, e leggo, nel considerato che, salto tutti i riferimenti normativi che sono comunque scritti in mozione, c'è considerato che il municipio VII non dispone attualmente di un piano complessivo e coordinato di valorizzazione e fruizione di rete dei punti di interesse culturale. Un piano di questo tipo è necessario non solo ai fini della conoscenza, coscienza e condivisione civica dei punti di interesse culturale, ma anche per la tutela degli stessi, proprio perché maggiormente comunicati, sentiti come propri e socialmente protetti. Il cuore di questa mozione sono i punti di interesse culturale, sono tutti i punti, cioè in questo municipio, che hanno un interesse per la cittadinanza dal punto di vista per l'appunto culturale. Possono essere monumenti, possono essere siti archeologici, parchi archeologici, ma anche strade, piazze, anche luoghi dove la cultura si diffonde, possono essere cinema, possono essere teatri, possono essere cioè biblioteche, qualsiasi forma ci sia condivisione e socialità per la diffusione non solo della memoria, ma anche dei messaggi, anche dei racconti che un territorio ha da esprimere e che essenzialmente può capitare che non si conoscano. Cioè non si conoscono perché un cittadino... Io faccio sempre lo stesso esempio, che l'ho fatto anche più volte in commissione. Alla metro Giulia Agricola c'è un muro dell'antica Roma,
che è un pezzo di villa suburbana che arrivava fino a Via Lemonia, fino al Parco degli Acquedotti, e lì è un muro un po' sparuto, piccolino, un po' distrutto, con questa erba che cresce attorno, e chi abita sopra, perché lì c'è un condominio, c'è un primo piano che sta a 4 metri da questo bene archeologico, cioè probabilmente non sa che cos'è. Cioè i cittadini che abbiamo lì non sanno che cos'è. Quindi come prima forma di riconoscimento di questi beni, noi in prima fase chiediamo quindi con indirizzo politico alla Giunta che le scuole di questo municipio si facciano portavoce di questa ricerca, quindi entrino nel loro territorio, conoscano quello che contraddistingue culturalmente e turisticamente il loro territorio, facciano una lista, facciano un catalogo e lo trasmettano al sito Open Data del Comune di Roma, che è un sito che raccoglie tutti i dati fondamentali del territorio che poi possono essere fruiti liberamente da tutti i cittadini. Questa è una rivoluzione, perché non solo le scuole fanno qualcosa, c'è utile per il territorio, conoscono il territorio, imparano un mestiere, mettono a disposizione di tutta la cittadinanza e non solo dati fruibili gratuitamente, cioè magari per altri giovani che vogliono intraprendere delle attività lavorative, di imprenditoria giovanile, no? Utilizzando magari i dati che gli stessi studenti delle scuole hanno raccolto. È davvero un atto abbastanza rivoluzionario sotto questo punto di vista. Cioè, la seconda fase invece prevede, e qui entriamo un po' nel carattere più complesso, fasi 2, 3 e 4 prevedono, cioè intanto l'individuazione fisica dei punti di interesse culturali che sono stati individuati dalle scuole, quindi magari con dei totem davanti a questi punti interesse culturale, cioè questi punti formeranno dei percorsi culturali e turistici a disposizione della cittadinanza. Un singolo punto di interesse culturale può essere un punto che è contenuto in diversi percorsi, quindi che si incrociano, che fanno rete nel territorio, sia per quanto riguarda il patrimonio culturale e artistico, sia per quanto riguarda le associazioni, i comitati, i cittadini, che anche loro cooperano tra di loro per progettare a livello condiviso i percorsi di cui essi stessi fruiranno. Quindi è una forma di produzione e fruizione stessa da parte dei cittadini per i cittadini. Ciò comporta la creazione di un'app per smartphone che noi immaginiamo anche di fattura, come per il catalogo di cui prima, anche in alternanza scuola-lavoro, da parte degli istituti tecnici che lo sanno e che lo possono fare, creare questa app e anche gestirla e inserire al suo interno tutti questi dati, questi percorsi, la programmazione culturale che nel frattempo la Commissione 5 sta lavorando in questo periodo e anche da mesi, speriamo di riuscire a portare la delibera in settembre, e anche quella sarà una rivoluzione perché il municipio non dispone di una programmazione artistica e culturale permanente, ma sempre a macchia di leopardo. E quindi poi con la fase 4, perché la 3 è quella dell'app, la 4 invece sono è la progettazione degli itinerari turistico-culturali condivisa e partecipata da parte di cittadini che concorreranno all'inserimento di tali itinerari nell'app. C'è questo secondo diverse chiavi, sia in chiave marketing, sia in chiave culturale, sia per lo sviluppo delle microimprese giovanili, perché offrendo questi percorsi i giovani hanno nuove possibilità di sviluppare una propria impresa per comunicare il patrimonio, per comunicare l'arte, per comunicare la cultura, e questo fa indotto economico locale. Leggo solo, prima dell'impegna e concludo, c'è quattro righe del tenuto conto che fa un po' il riassunto della questione, che questo piano doterebbe il municipio di un piano che sarebbe un piano di sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione e fruizione dei beni culturali, integrando la comunicazione e marketing degli stessi, la coprogettazione e il networking tra le varie componenti civiche, aspetti di rilancio delle attività di operatori commerciali, perché questa è una cosa importante che non ho detto, gli operatori commerciali possono far parte di questo circuito di fruizione, perché il cittadino, il turista che frequenta questi luoghi poi ha necessità di bere, di mangiare,
mangiare, di ristorarsi, e quindi queste attività commerciali possono rientrare in questi percorsi. Questo è uno sviluppo territoriale basato sulla cultura, ma anche per gli esercenti commerciali, anche in chiave mobilità, sulla mobilità sostenibile, magari facendo convenzioni turistiche con la Cotral, con l'ATAC e con i taxi magari, che sono ovviamente privati, ma offrono un servizio pubblico. Quindi marketing stessi, lo sviluppo di prassi volte alla mobilità sostenibile, come ho detto prima, all'integrazione sociale, alla creazione di possibili condizioni di professionalizzazione giovanile con incidenza sul mercato del lavoro. E concludo, il Consiglio del Municipio VII impegna il Presidente del Municipio e la sua Giunta a predisporre ogni azione utile per valutare la fattibilità economica, gestionale, culturale e sociale, cioè della complessiva progettazione espressa. Intanto però iniziare con la fase 1, quella del catalogo da parte degli studenti, c'è anche solo l'individuazione, questo fatto rivoluzionario che tuttora è assente e di cui necessitiamo, che non ha costi per l'amministrazione. Poi per le fasi 2, 3, 4, come ho detto prima, serve questo piano di fattibilità economica in base ai dati che abbiamo recuperato nella fase 1, cioè in base a quanti questi studenti poi individuano, cioè quelli più importanti, cioè per fissarli con delle targhe, con dei totem presso il luogo fisico, cioè servirà naturalmente un computo, cioè un computo economico. Quindi questo piano di fattibilità seguirà la fase 1. Io direi che ho concluso, ribadisco, diciamo, c'è anche la contentezza quasi, no, di questo processo che è stato lungo, anche abbastanza faticoso, e che forse comincia adesso e ad attuarsi. E il municipio sarà dotato, se questo piano funzionerà, di uno strumento davvero essenziale per lo sviluppo del territorio stesso, per il territorio stesso. Grazie. Grazie, consigliere Guido. Interventi? Prego, consigliere. Non abbiate paura di parlare prima degli altri. Allora, per quanto riguarda l'atto presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia ha firmato con tutti i suoi componenti, appoggiando l'atto e chiedendo anche delle modifiche che sono state recepite a portare all'atto. Per questo siamo molto contenti. Segnalerò nell'intervento, che sarà molto breve, i punti che ci hanno maggiormente convinto e sui quali abbiamo pensato appunto di incidere e quindi di dare il nostro contributo. Il primo punto è sicuramente l'alternanza scuola-lavoro, fondamentale. Dobbiamo pensare che questo municipio debba essere un municipio aperto, soprattutto un municipio capace di comunicare e di collaborare con le scuole. Secondo punto, le parole progettualità e gradualità nel portare avanti lo sviluppo culturale. È corretto. Non potevamo fare un atto che di colpo chiedesse tutte insieme tutte le cose che vorremmo appunto fare, ma è giusto avere dei passaggi e degli step, l'uno propedeutico per poi continuare a realizzare effettivamente un percorso ed un progetto completo. Si parte appunto nell'ultima parte, quindi non nel risolve, mi sfugge il termine, nell'impegna, perdonatemi, nell'impegna si parla appunto di partire dalla fase numero 1, raccolta e catalogazione dei punti di interesse, ci sembra un percorso corretto e quindi anche in questo senso l'abbiamo sostenuto. Altro punto interessante, e Fratelli d'Italia su questo ha dato il suo contributo proponendolo e quindi condividendo con gli altri commissari anche la possibilità di farlo, è la creazione dell'app possibilmente realizzata con un progetto di scuola-lavoro, cioè far partecipare attivamente gli studenti non solo nella catalogazione dei punti di interesse, ma anche nella realizzazione pratica. Si potrebbe pensare ad un istituto tecnico e questo ci ha appunto è stato un punto di contatto che ha riscontrato insomma anche il benestare della maggioranza. Terzo punto, sempre nell'impegno, quarto punto, perdonatemi, sempre nell'impegno,
Era una modifica che avevamo chiesto e che effettivamente è stata accolta, perché pensavamo di renderlo, non di renderlo più concreto perché lo era, ma comunque di spiegare meglio qual era l'iter procedurale, e quindi è stata inserita la parte della fattibilità specificata la parte della fattibilità, che deve essere una valutazione di fattibilità economica, gestionale, culturale e sociale. Questi quattro punti, appunto, che sono stati anche discussi insieme, migliorati insieme, ci hanno particolarmente convinto, tant'è che l'atto è stato firmato da me, dal consigliere Carlone e dal consigliere Giuliano. Abbiamo insomma fatto questa volta un lavoro veramente di commissione, ringraziamo il presidente della commissione, i commissari che si sono adoperati, e quindi siamo, ovviamente lo diremo in un secondo momento, ma siamo favorevoli all'atto. Grazie. Grazie, consigliera Cerconi. Il consigliere Giuliano, se non erro, giusto? Grazie Presidente. No, volevo aggiungere, al di là appunto dell'intervento della collega che ha messo in evidenza il lavoro effettuato nella Commissione, nei punti previsti che ci ha visto condividere e quindi migliorare, tra virgolette, questo lavoro, volevo aggiungere un altro aspetto fondamentale, cioè che a volte sembra scontato, ma questa proposta di mozione risulta effettivamente essere figlia di questo municipio, cioè essere figlio di un lavoro effettuato in commissione. Di questo Fratelli d'Italia è contenta e si è messa a disposizione, perché al di là del prodotto che riteniamo avere sostanzialmente delle ottime basi di partenza, quello che ci ha fatto piacere è che fino ad oggi c'era un po' di cultura o di sviluppo turistico un po' così a caso, cioè, quindi alla vogliamoci bene, si faceva quello che si poteva, non c'era una programmabilità, non c'era una programmazione, non c'erano fondi. Quindi si chiedevano i fondi, non venivano, sia per la parte culturale sia per lo sport, erano voci che erano sempre a zero negli ultimi anni. Per cui vedere rimettere in piedi da parte di questa maggioranza un concetto fondamentale, che è quello della programmazione, quello diciamo della progettualità, a noi ha fatto totalmente piacere. Perché è la base del concetto che fa la differenza, cioè, quindi poi i contenuti sono stati trovati in commissione, in diverse commissioni, sono stati appunto elaborati, migliorati e ottimizzati, ma quello che serviva alla base era la volontà di poter fare un progetto e di programmarlo. E la cosa che convince ancora di più sono le fasi, perché se ci fosse arrivato un prodotto completo in tutta la sua, diciamo, evoluzione, avremmo fortemente dubitato della sua realizzazione, ma non perché non c'è la volontà da qui, ma perché comunque la fase più difficile è quella successiva, cioè oltre al volere politico territoriale ci sarà bisogno del Campidoglio, che dovrà comunque mettere mano al portafoglio, cercare di dar vita a questo prodotto, di dar vita a questa creazione, perché se noi facciamo solo la fase 1 è normale che rimane un po', no, il libro dei sogni, cioè qualcosa che purtroppo non può arrivare ad ottenere un risultato che fa la differenza. Quindi io diciamo che adesso la fase da seguire, quindi la fase 2, quella effettiva, non è quella che è stata messa sull'atto, che è ovvia, ma la fase 2 è interloquire col Campidoglio, quindi cercare di avere una forza, cercare di avere delle economicità, perché io sono convinto che al di là appunto di quelli che saranno l'elemento dell'alternativa, no, del lavoro con gli istituti, eccetera, con gli alunni e tutto quanto, che sono fondamentali, qui si può creare anche lavoro vero e proprio. Cioè in questo municipio, che ricordo è il più popoloso di Roma, e dove all'interno ci sono veramente delle
delle strutture non indifferenti, quindi ci sono delle attrattive non indifferenti. Il problema è poi metterle insieme, che non è facile. Quindi se noi facciamo un percorso tipico da settimo municipio, dove colleghiamo le varie situazioni, no? Come diceva prima il capogruppo, di tutti i generi, quindi dalla parte culturale, turistico, cinematografica, no? e quant'altro, veramente si può fare un qualcosa che fa la differenza. Mi auguro che questo avvenga. Sono portato a pensare sempre che le cose carine, le cose giuste, le cose belle hanno difficoltà ad esistere, a prendere vita. Mi auguro che questo possa essere un elemento, ed ecco perché Fratelli d'Italia quindi è stata convintamente vicino a questo percorso, quindi con la possibilità di ottenere il massimo e quindi avere uno schema, avere un contenitore dove poi far confluire le richieste delle varie realtà locali. Verranno verificate, non è che tutti possono fare come meglio credono, quindi andranno catalogate, andranno compartimentate, perché comunque ci deve essere questo tipo di, anche di lavoro e di intervento, una verifica anche su quello che viene poi, come si dice, proposto, e mettersi in relazione anche con il Comune di Roma per quanto riguarda poi le attività che Roma, diciamo Campidoglio per capirci, programma durante diciamo l'annualità. Chiudo dicendo che è interessante dal punto di vista politico, estremamente dal punto di vista politico, la possibilità che questo municipio possa diventare, diciamo, come prioritario, come quello che ha per la prima volta messo in piedi un percorso di questo tipo, un prodotto di questo tipo, che possa comunque essere un municipio che fa da riferimento. Se questo è, e se questo ci auguriamo che possa essere, a voi la palla poi nella parte comunale, anche noi che i nostri componenti daremo anche il nostro supporto, il nostro contributo per far sì che questa cosa prosegua nella fase 2, 3 e 4 e si concluda. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie, Presidente. Io ringrazio il Presidente, già l'ho fatto in un'altra occasione importante come questa, che è stata la risoluzione sul Cinecittà, dove ha conquistato la mia passione e il mio apporto rispetto al documento che avete approvato. E dobbiamo ringraziare che il MIBAC ha fatto diventare quello che noi abbiamo sognato insieme attraverso un documento approvato. Anche su questo atto vi devo dire che, come la consigliera che mi ha preceduto, le richieste fatte si cerca di farle evidenziarle, però non si arriva mai al nodo che noi poniamo fin dall'inizio. Non possiamo chiamarla programmazione, quindi, perché non è una programmazione? Perché per fare una programmazione c'è bisogno di un progetto preliminare. Nel progetto preliminare c'è una relazione, c'è una stima sommaria e c'è un quadro economico. Ora, aver messo nell'impegno quello che con molti consiglieri abbiamo rilevato in commissione, cioè la fattibilità economica, non è quello che chiede il PD da molto tempo. Se si vuole fare una programmazione economica, una programmazione, qualsiasi possa essere l'indirizzo, l'ha detto bene l'insegnante che ha partecipato alla commissione, che cioè, si deve partire da una somma certa per poter fare alcune cose. Dice la fase 1 non ha bisogno di soldi, l'ha spiegato pure chi ha partecipato alla commissione. Ma io dico, santo Dio, si vuole fare una sana programmazione? Torniamo al 2008, era la prima volta che diventava
presidente, consigliere, delegato alla cultura, un consigliere piccolo, ma un insegnante valido, era Lombi, io lo ricordo e lo saluto, era il presidente Lombi, ha fatto una sana programmazione culturale, cioè dice quest'anno abbiamo tolto e faremo queste iniziative, questo, ci sono i soldi per farlo. Allora dove? Che chiediamo noi? Queste schede chiedevamo, chiediamo le schede del bilancio. Quello che c'è, dice, non c'è nulla? Assolutamente no. Caro Presidente della Commissione Cultura, cari tutti quelli che ogni volta mi raccontate che non ci sono le risorse, cominciamo a guardarlo questo bilancio nelle pieghe, perché c'è qualcosa di impegnato ma qualcosa che resta. Anche sul POF ci stanno 15.000 euro. Adesso vedremo dove si impegnano. A noi piacerebbe vedere dove si impegnano questi denari. Si chiama bilancio derivato, vorremmo vederlo in commissione attraverso questo bel progetto che può diventare un lustro per il municipio, ma c'è bisogno della concretezza. C'è bisogno di capire che al capitolo ci sono 14.023, quanto ne impegniamo? Ne impegniamo 3? 2? Questo deve dare, se vuole dare un indirizzo alla commissione. Vede, il percorso della memoria, il percorso da far trovare agli studenti, l'ho detto, si è fatto nel 2008, nel 2010, i percorsi della memoria nell'ex nono municipio sono fatti. L'aspetto della formazione degli allievi che devono fare l'aggiornamento, come si chiama, il lavoro obbligato per avere il punteggio, quella è una cosa concreta, l'ho detta in commissione, che non costa nulla, ma ci sono dei passi da fare che onestamente non sono chiariti nel documento, ma non è che io voglio fare il bastone contrario, è una risoluzione, una mozione che non si nega a nessuno, però perché non prendiamo la piega di dire con una scheda SAP ci stanno nel capitolo 15.000 euro, ne vogliamo impiegare 4. Per farci cosa? Realmente come si spendono? Questo vale per tutto quello che sto vedendo su Facebook, degli impegni, di risorse che vengono investite e spese, ma li apprendo ahimè da Facebook. Vorrei apprenderli in commissione. Io ho stampato il piano degli investimenti, non è carente economicamente, ci stanno le risorse. Bisogna discutere in commissione per farli meglio possibile questi lavori. Mi taccio dicendo che quindi il documento, come ho detto in commissione, abbiamo partecipato a tutte le commissioni, poi quindi, chi dice che si assentano dalle commissioni, noi garantiamo ogni mattina il numero legale, prima degli altri. Quindi vorrei che venisse ricordato questo aspetto. Garantire il numero legale è obbligo della maggioranza. E spesso garantisco il numero legale la mattina, quindi o si ritira al mittente quello che spropositatamente qualche volta viene detto rispetto alle assenze, oppure, mi dispiace, è una cosa che non addice a persone che vogliono lavorare come hanno fatto per quest'atto. Mi dispiace dover dire che ancora il nodo dello statuto e della volontà di una giunta a cui noi impegniamo quest'atto non si è, come ha fatto il quindicesimo, adeguata a quelle che sono le disposizioni statutarie ancora ad oggi. Quindi, purtroppo, ahimè, dico che non possiamo votare quest'atto perché siamo ancora nella situazione. Noi degli atti del Campidoglio, per carità, ci siamo, ma un atto del municipio che impegniamo la Presidente e la Giunta, ci piacerebbe che da qui all'estate si risolvesse il problema. Diversamente ci obbliga a votare contro anche atti che sarebbero, come dire, condivisibili e apprezzabili. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Toti. Io penso che questo sia un atto molto importante, quello che noi andiamo a sfornare oggi, perché, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto, nell'ex nono municipio qualche cosa era stata fatta rispetto ad attività culturali, forse meno, molto meno era stato fatto nell'ex decimo municipio. Perciò
in commissione aver portato un discorso che io penso sia un volano importante proprio per il discorso dell'economia del nostro territorio, per i tanti disoccupati che abbiamo nel nostro territorio e per accendere benifari su tutto quanto quello che abbiamo come tesori archeologici e perciò turistici del nostro territorio, è stato un discorso che ha visto due commissioni, sia la Commissione Cultura e sia la Commissione Commercio, che hanno lavorato alacremente con un'ampia condivisione nel progetto che oggi presentiamo insieme al Movimento 5 Stelle e insieme a Fratelli d'Italia. E è, come ho detto, un discorso importante e soprattutto deve diventare una proposta di qualità. Io l'ho detto in commissione più volte, perché se noi riusciamo a fare un progetto di qualità rispetto allo sviluppo culturale e turistico del nostro territorio, sicuramente avremo i soldi da parte del Comune, sicuramente avremmo i soldi rispetto a tutte le realtà che noi dobbiamo andare a condividere, che devono condividere con noi questo progetto, questa mozione, perché questa, come ha detto qualche consigliere, è un primo atto, non è il discorso finale. Questo è un primo passo che deve vedere, senz'altro, come è stato ribadito più volte nella mozione, la centralità della scuola, l'utilizzo dei dati raccolti nelle scuole, l'alternanza scuola-lavoro, la centralità della scuola. Ma io dico non solo la centralità della scuola, io l'ho detto in commissione, feci un intervento molto lungo in sede di commissione, oggi sarà molto più breve, però dobbiamo, intorno a questo progetto forte del municipio, coinvolgere tutte le realtà, cominciando dal commercio, dall'artigianato, dall'associazionismo del territorio, dalle imprese anche agricole, il discorso dell'imprenditorialità giovanile, le start-up e tutto quello che c'è nel municipio. Rispetto a questo, che è un progetto che dà una speranza ai tanti giovani, io penso senz'altro un dibattito all'interno delle scuole, un protagonismo delle scuole, ma anche una speranza ai tanti giovani, alle tante realtà che attraverso questo possono trovare una soddisfazione rispetto a una proposta che io penso sia importante che noi diamo per il nostro municipio. Perciò, ecco, ribadisco, sia la fase 1 sia la fase 2, che la 3, la 4, la raccolta e catalogazione dei punti, l'inserimento dei totem, la possibile creazione e gestione degli app da parte delle scuole di indirizzo, ma io dico che la fase 4, sulla quale io ho insistito fortemente nelle commissioni e che è stata messa come punto importante, la progettazione degli itinerari turistici e culturali condivisa e partecipata da parte dei cittadini e delle associazioni. Questo per me è uno dei punti centrali importanti che sono stati messi praticamente nella mozione che io ho richiesto come momento importante e che da oggi vede un dibattito, una proposta che deve venire da tutto il territorio, e questo è il dato importante, su quello che può essere una, come ho detto, speranza per il nostro municipio, quello che è lo sviluppo culturale e lo sviluppo turistico, io dico anche sviluppo economico del nostro territorio, perché questo è un discorso importante e per questo la condivisione da parte dei popolari del municipio rispetto a questa mozione. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare i miei colleghi per l'attestato di stima rispetto a questa mozione, che secondo me segna un punto importante. E
Intanto non si tratta di una mozione di programmazione, perché riguardo la programmazione artistica culturale è un atto che stiamo un po' più complesso e articolato, che stiamo sviluppando ancora in commissione, ed è una delibera, chiedo scusa, e che avrà degli sviluppi molto, come diciamo, molto importanti per la vita culturale del nostro municipio, ci auguriamo. Questa mozione è una mozione che ha come oggetto lo sviluppo culturale, perché ricordo, era un 7-8 anni fa, qualcuno disse che con la cultura non si mangia. Ecco, io rimasi molto turbato da quella affermazione, per il semplice fatto che l'Italia è un paese dove sul quale insistono la maggior parte, sul quale insiste la maggior parte dei beni artistici e culturali mondiali, quindi forse dovremmo sviluppare di più le capacità di mettere a valore questi beni. Ecco, questa è una mozione che va in questa direzione. Alcuni punti chiave sono naturalmente la catalogazione dei punti di interesse. Perché è chiave? Perché se non sappiamo cosa abbiamo nel nostro territorio non potremo mai poter sviluppare un'offerta, possiamo dire, turistica di ciò che abbiamo, a parte il valore culturale in sé e quindi legato alla conoscenza del proprio territorio, che ogni cittadino informato dovrebbe avere come proprio bagaglio per la crescita socioculturale. E poi la interazione che le attività abbiamo previsto con le scuole, quindi con un tessuto di giovani che in qualche modo deve continuamente essere sollecitato e valorizzato rispetto a quelle che sono le cose importanti, i valori del nostro territorio, la conoscenza del nostro territorio. Oltre al fatto che esiste una necessità da parte delle scuole di poter accedere anche a modalità alternative di alternanza scuola-lavoro, che non siano i classici stage presso le aziende, che sono chiaramente importanti, ma che con questa modalità, quindi sul territorio di raccolta di conoscenza, può anche dare una visione di cultura come imprenditorialità. La cosa importante, oltretutto, è che il processo che abbiamo pensato, cioè per arrivare alla fruizione di questi beni, sia stato un processo non top down, cioè dall'alto, pensata da farsi in modo gerarchica, ma pensata dal basso, quindi condivisa e partecipata. Sono due parole, condivisione e partecipazione, che sono particolarmente care al Movimento 5 Stelle, ma penso non solo, e che noi, sulla quale noi ormai da quando siamo entrati nelle istituzioni vorremmo cercare di enfatizzare sempre in ogni contesto, in ogni processo. Questo bene è un caso in cui, attraverso la condivisione e la partecipazione, la compartecipazione quindi del territorio, vorremmo realizzare qualcosa per il territorio stesso. Ecco, quindi questa mozione è un po' il calcio d'inizio poi per la programmazione sicuramente che verrà in futuro, ma per lo sviluppo anche di quelle che sono dei possibili percorsi imprenditoriali e, perché no, giovanili, quindi start-up, che possono individuarsi, specialmente legate alle nuove tecnologie, che sono percorsi particolarmente cari alle nuove generazioni. Fermo restando che la sponsorship, quindi la possibilità di compartecipazione anche da parte del tessuto commerciale già esistente, possa, in termini di visibilità sul territorio, che è una cosa del tutto lecita, fatta secondo le regole previste, sia un altro aspetto da non sottovalutare. Quindi la
partecipazione a un progetto da parte dei commercianti, dell'imprenditoria locale, sicuramente potrà anche valorizzare quelle che sono insomma le peculiarità del territorio e di questo progetto. Quindi sostanzialmente riteniamo che con questa mozione si possa iniziare un percorso in ambito culturale strutturato. Chiaramente è un percorso che richiederà degli step ma anche delle risorse, e il motivo per cui abbiamo accolto anche la indicazione di Fratelli d'Italia di esplicitare la fattibilità culturale, che la fattibilità del progetto, che inizialmente era espressa in un termine tecnico, quindi fattibilità culturale, che era un po' una somma di tutto il processo di analisi della fattibilità del progetto, abbiamo voluto appunto esplicitarla in fattibilità economica, perché ci vorrà sicuramente uno sforzo economico per individuare, creare questi totem, per mettere sul territorio elementi riconoscitivi di questi punti, ma potrebbe anche essere non necessaria, perché grazie magari al contributo di sponsor. La cosa importante è comunque studiare il fabbisogno economico, ma anche gestionale, perché non c'è cosa più brutta che iniziare un progetto senza pensare al suo mantenimento nel futuro. Quindi ce ne sono tante di app, anche ahimè del Comune di Roma, che in alcune parti non sono più manutenute, e questo non fanno altro che sminuire il valore magari che avevano iniziale e ridurne la portata. Quindi la gestione è una cosa importante, non dobbiamo mai dimenticarcene, e la fattibilità anche culturale e sociale di tutta la progettazione, quindi il coinvolgimento, quanto costa coinvolgere, costa in termini di risorse non necessariamente economici, ricordiamoci, ma anche un impegno umano di tempo, di raccordo, è un impegno che bisogna mettere in conto per evitare poi che un progetto che parte con tutte le buone intenzioni possa poi non essere più sostenibile. Allora noi vorremmo che questa giunta potesse in modo completo guardare al progetto, analizzare il progetto, darne una fattibilità su tutti questi aspetti qui elencati, e per poi eventualmente realizzarlo, implementarlo nel miglior modo possibile, perché riteniamo che sia uno strumento di importanza rilevante per i futuri discorsi di sviluppo e di programmazione culturale di questo municipio. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Io mi scuso che ho seguito poco i lavori, ma non c'è bisogno tanto di seguire i lavori, perché una maggioranza, caro Presidente, che si chiama maggioranza, non viene in aula con una mozione, viene con una determinazione e dice che si fa questo, questo e questo. La mozione lo possiamo fare noi dell'opposizione. Qualcuno si aggrega per cercare di prendere qualche bricioletta, ma è una presa in giro. Dove sono questi soldi? Nelle scorse consigliature noi abbiamo fatto notti bianche con tanti centinaia di mila euro per il territorio, abbiamo fatto dei spettacoli, abbiamo fatto tantissime cose, anche nel territorio, dentro le scuole, nelle periferie. Io ancora non ho visto niente. Il mio bravo collega consigliere Ciancio, studioso della materia, ha detto dettagliatamente, io non sono studioso e bravo come il consigliere Ciancio, però basta un colpo d'occhio, una maggioranza non deve fare una... Nella scorsa consigliatura c'era la consigliera Lozzi che faceva le mozioni sulle strisce pedonali, non è cambiato niente. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Candigliota. Prego.
Grazie Presidente. No, io la cosa che a me dispiace è la fuga in primis, vi ricordano? E poi sarebbe rispettoso invece rimanere. È quello che lei ha fatto, io mi scusi, ma questo lo trovo un grande oltraggio, mi scusi. Però purtroppo questo è proprio il modus operandi di come hanno fatto purtroppo fino ad oggi il loro operato. Ma e quindi ritornando sul discorso, quando noi presentiamo una mozione, lo facciamo anche in funzione del fatto che vogliamo condividere, e questo l'abbiamo noi condiviso con le altre forze politiche, tranne una, che purtroppo si tira indietro come al solito. Presidente, mi dispiace, ma purtroppo è la realtà. Hanno fatto eventi, sì, dove nel commercio è stato abbandonato per anni, e tranne qualche festicciola fatta qua e là, per accaparrarsi poi quello che è un ritorno. Basta. Questo è stato fatto. Le mozioni sulle strisce pedonali, non è stato fatto niente. Bene, lo vediamo, perché oggi se ci troviamo quelle situazioni è grazie a quell'operato. Abbiamo provato, certo, ci ha provato, l'ha fatta la nostra, era la presidente allora all'opposizione, Lozzi. Però l'ha fatta, ma dove sta? Allora, il discorso è questo. Evidentemente non piacciono queste cose, ma sono la realtà, perché i dati parlano, e questa è la problematica. I consiglieri se ne possono pure andare, non è un problema, questa è l'ennesima mancanza di rispetto che avete. E quando ve ne andate garantite, dite che garantite la presenza, non serve, perché la presenza non è solo di entrata, ma anche nel mantenere e discutere sui temi, come fanno tante altre persone che stanno qua, che hanno approvato e hanno firmato questa mozione. Non mi interessa che lei sia all'inizio e poi se ne va, che dopo 20 minuti ci si prende il gettone. A me non mi interessa, a me serve, e magari ci possono essere anche eccezioni. Non è un dibattito. Ci possono essere anche eccezioni, perché sono fatte delle persone e sono d'accordo, però se la linea è quella, mi dispiace, ma non è così che si lavora invece sui temi, come hanno fatto le altre forze politiche su questa mozione. Grazie. Grazie, altri interventi? Vedo Principato, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, finite le baruffe. Io non vorrei che quest'atto perdesse la sua importanza, perché mi sa che lo scopo alcune volte è proprio questo, no? Distrarre un po' l'attenzione, tirar fuori degli argomenti assolutamente non attinenti ai documenti in discussione, per depreziarne il valore, il contenuto. Qui si sta facendo, si è fatto e si sta continuando a fare un lavoro non indifferente da parte di questa commissione, da parte della maggioranza di questa commissione, con la collaborazione di una parte dell'opposizione. Lo studio che si è fatto affinché questo documento poi prendesse vita è uno studio che non va sminuito in questo modo. Ci sono state ore e giorni di lavoro per arrivare a un risultato di questo tipo, che per noi è assolutamente più che apprezzabile. In questo momento noi, come parte politica, impegniamo la nostra Presidente, impegniamo il nostro assessore competente, perché è questo che deve fare un consigliere. Cioè, la parte politica deve impegnare la parte esecutiva a fare quello che noi diciamo, non perché lo diciamo noi, perché noi siamo stati eletti secondo un programma che abbiamo condiviso per primi e che ci hanno copiato le opposizioni, con tutta la cittadinanza. Quindi abbiamo preso un impegno da qui almeno a 5 anni di rispettare quello che noi abbiamo condiviso con i cittadini. E nonostante in passato si sia cercato di sminuire il discorso cultura, noi vogliamo ricominciare da zero. Credo che sia assolutamente condivisibile che il lavoro che è stato fatto è di altissima qualità, non solo in questo caso.
Per questo motivo vorrei tornare nel merito della proposta e sottolineare proprio la peculiarità di questa. Noi chiediamo un impegno iniziale sulla raccolta e catalogazione dei punti di interesse culturale del settimo municipio ad opera degli studenti delle scuole del territorio municipale, che procederanno all'inserimento dei dati correlati nel sito internet degli Open Data del Comune di Roma, anche attraverso specifici e possibili percorsi di alternanza scuola-lavoro appositamente concordati con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Perdonatemi se ho ripetuto la lettura di questa parte, ma è la parte per la quale noi richiediamo un impegno a questa giunta e alla Presidente. Ed è fondamentale comprendere come parte politica chiediamo ancora di instaurare quel rapporto di rete che non crediamo sia solo dietro il monitor di un computer, ma sia una rete fatta di persone. Per questo motivo noi cerchiamo sempre di mettere la persona al centro, in questo caso le scuole, gli studenti, con un risultato che non porta nessun guadagno personale a ciascuno di noi, ma porta un contributo non indifferente alla collettività. Perché a prescindere dai soldi, sempre di quello si parla, l'obiettivo di questo percorso è quello di condividere delle informazioni su un territorio come il nostro, che si estende per quasi 50 km quadrati e ha al suo interno delle ricchezze che probabilmente la maggior parte di noi non conosce al 100%, io per primo. Quindi ottenere una catalogazione dei punti di interesse all'interno del nostro municipio, e questa è solo una prima parte, perché io faccio parte della commissione scuola e quindi ho partecipato al percorso, in realtà c'è molto di più dietro. Questo è un punto d'inizio per sfruttare al meglio quelli che sono i punti all'interno del nostro municipio, ma c'è un percorso che riguarda diversi ambiti, riguarda il sociale, riguarda il commercio, riguarda la scuola. Quindi ho davvero, davvero difficoltà a capire come si faccia a non sottoscrivere una proposta del genere da parte di tutte le forze politiche. Per questo motivo io concludo dicendo che al di là delle beghe politiche vorrei che quella parte d'opposizione che parla di soldi scendesse per un attimo nei contenuti delle cose, facesse delle proposte, partecipasse più assiduamente alle commissioni, almeno quando si presentano gli atti della loro parte politica. Cortesemente, non è un dibattito. Per questo motivo concludo dicendo che è assolutamente una proposta molto interessante, ma non finisce qui. C'è un percorso previsto che secondo me è molto importante e ci sarà modo, spero, di parlarne poi in futuro. Grazie. Grazie. Altri interventi? Credo siano terminati, se non erro. Bene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Giuliano. Grazie, la facciamo subito, così ci togliamo il problema. E intervengo dicendo convintamente che non è che ci ha convinto questa maggioranza, ma è convincente il prodotto, insomma, voglio dire. Poi se c'è sta anche un buon rapporto, ben venga. Quando si fanno queste cose, la politica deve essere sintesi, quando si riesce a trovare una sintesi fa bene al territorio, fa bene diciamo all'istituzione, fa bene al cittadino, quindi i risultati poi ne godono tutti, insomma. Quindi questo per noi è fondamentale. Quindi il prodotto era un prodotto presentato, diciamo che lodevole, di attenzione e di lavoro. Certo, un po' dei dubbi ce l'abbiamo tutti, ma ce l'avrete pure voi che la cosa possa andare come noi, no, abbiamo messo su carta. Speriamo che possa seguire tutto quello che abbiamo scritto e possiamo ottenere tutto quello che vogliamo. Certo che però le briciole oggi, quindi se le briciole che dobbiamo prendere da quest'altra parte oggi per avervi appoggiato sono uguali ai bocconi che c'erano prima, beh, io sono contento uguale, insomma, ci mancherebbe, la soddisfazione di poter aver parte, no?
No, le nostre briciole, dico, di oggi. Sì, ci buttano le briciole, però c'erano pure i bocconi prima, quindi se so briciole oggi, se dire essere parte integrante di questo meccanismo e dare il nostro contributo significa avere le briciole, siamo contenti di prendere queste briciole, di essere state parte integrante di questo meccanismo. Prima c'era qualcosa di sporadico, la notte bianca, il capodanno, i fuochi d'artificio 40.000 euro, l'albero fuori dei 4.000 euro, l'ice park che veniva durante il periodo diciamo delle festività perché lo voleva qualcuno, non perché fosse una cosa programmata, tutto alla mercé del meccanismo, no? Che ci stava, capito? Quindi chi aveva più possibilità poteva mettere la sua casella. Questo significa mettere fine, ecco perché ha trovato la nostra volontà politica. Mettere fine, azzerare e ripartire. Questo penso che sia. Oggi, se la solo la prima fase è propedeutica e la seconda ci saranno le economicità da mettere in bilancio, questo significa che siamo sulla strada giusta. Per questo motivo Fratelli d'Italia è favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Totti. Ho detto già nel mio intervento precedente che anche noi siamo stati i protagonisti di questa mozione perché la condividiamo fortemente. Qualche consigliere mi ha preceduto, ha detto non finisce qui, è chiaro, non deve finire qui, ma deve trasformarsi in una proposta, come ho detto, di grossa qualità, perché la qualità sarà determinante e fondamentale per il successo di questo progetto. Perciò il coinvolgimento forte, l'ho detto, di tutte le realtà, non solo la scuola, io ho parlato del commercio, dell'artigianato, associazionismo, imprese agricole, imprese giovanili, start-up, tutte devono diventare protagoniste di questo progetto, tutte si devono sentire dentro a questo progetto e in questo modo realmente riusciremo ad avere un progetto di grossa qualità. Perciò uno sforzo che dovrà seguitare nelle commissioni che si svolgeranno nei prossimi mesi, in modo che, come ho detto, riusciamo veramente a essere protagonisti e veramente a sviluppare culturalmente e turisticamente questo nostro territorio che ha bisogno di questo sviluppo. Ne hanno bisogno tutti i cittadini, ma io penso soprattutto le persone che noi attraverso questo progetto dobbiamo coinvolgere, e perciò anche io vedo una lotta alla disoccupazione che vede Trante, ma no, ributto addosso a lui e brucia, così se magna. No, è vero, se forse c'ha bisogno lui di qualche bricioletta, così si fa, gli auguro pure buon appetito. Perciò il voto favorevole senz'altro del Partito dei Popolari. Perfetto, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono? Allora passiamo. Ah, prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, giusto per su quanto già mi sono espresso nell'intervento, ho manifestato il compiacimento rispetto al lavoro fatto in commissione, non so se poi si possono guardare le date e le ore, io lavoro per cui faccio il mio dovere in commissione, ma ritengo che il tempo utile non possa essere quello delle calende greche e quindi ritengo che il mio tempo lo do compiutamente al lavoro della commissione, tant'è vero per gli interventi che faccio e per il lavoro che manifesto durante le commissioni, spesso si levano gli interventi ma sono lì e sono verbalizzati spesso, quindi quello che manifesto l'ho detto già molte volte in commissione. Rispetto alla mozione, ve lo ribadisco, ne dico una, il cinema Villa Lais, lo facciamo? Si fa? Un'altra manifestazione che si faceva d'estate per gli anziani, si fa? Non si fa?
Io ho detto dell'esecutività che una maggioranza deve affrontare rispetto a questi problemi relativi alla cultura. Cioè noi possiamo fare o no alcuni eventi con piccole somme che abbiamo a disposizione? Io ho trattato questi argomenti rispetto all'atto che avete presentato nella mozione, lo ribadisco, non si può fare un programma pensando al prossimo anno, abbiamo delle urgenze che comunque anche nella cultura si manifestano con l'estate, c'è la necessità, comunque vi ho ricordato Nicolini, vi ho ricordato non gli eventi, come dire, eventi, chissà quali eventi fatti nella passata consigliatura, ma eventi culturali importanti che comunque si faceva una programmazione e poi si realizzava. Il Festival delle Azalee, l'ho ricordato, non si può dire in commissione noi invertiamo tutto perché facciamo questo programma, non è un programma, è un, come dire, lodevole, è un lavoro lodevole ma che ritiene, richiede nello stesso tempo il lavoro che veniva fatto semplicemente nelle commissioni proponendo con pochi denari alcuni eventi importanti che sollevano il piacere del passare in città ad agosto per i cittadini che non si possono permettere le vacanze. Il motivo per cui, ripeto, il PD non vota quest'atto, l'ho detto all'inizio con la delicatezza e il rispetto che porto verso il capogruppo del Movimento, è quello che abbiamo ribadito fin dall'inizio della situazione che si è creata nella Giunta. Quindi il PD, pur restando in aula, non vota questo come tutti gli altri documenti che sono stati portati in quest'aula, perché non si può impegnare una Giunta e una Presidente che non hanno rispettato lo Statuto di Roma Capitale. Grazie. Non partecipa. Concluso con le dichiarazioni di voto? Passiamo direttamente alla votazione. Prego, consigliera, mi scusi, non lo... Non importa, dai. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, e a parte tutte le polemiche inutili, noi voteremo a favore con moltissimo orgoglio. Grazie consigliera. Se non ci sono altri interventi io passo alla votazione. Che succede? No, devi ripetere che non ha registrato. Se non è acceso, no, se non è acceso il microfono, non registra. È acceso l'altro. È vero? Cortesemente. Si è sentito. La facciamo mettere comunque a verbale, non c'è problema. Va bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, la mozione è approvata con 16 voti favorevoli, 9, no, 15, scusatemi, 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Non vota il consigliere Ciancio, grazie, non partecipa al voto. Allora, sono le ore 13:45, chiudiamo la seduta, grazie. Yeah.